Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Prima di incominciare, volevamo ricordarvi di dare like e commentare il video. Dopodiché, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale ed attivate la campana per gli aggiornamenti. Inoltre, se volete sostenere il canale in maniera diretta, c'è il tasto Super Grazie in basso al video. In questo episodio andremo in Messico, per poi dirigerci negli Stati Uniti e finire il nostro viaggio in Russia. Quindi mettetevi comodi, perché in Viral Top è ora di effettuare un nuovo tour delle case infestate più spaventose al mondo. Buona visione! Iniziamo questo tour posizionandoci all'angolo di Calle Pasteur, nella città messicana di Querétaro. Lì, in questa enorme antica costruzione, c'è la sede di un ufficio governativo, dove lavorano e soggiornano quotidianamente decine di persone. Naturalmente, quando il sole comincia a tramontare, tutti gli uffici vengono abbandonati, perché si dice che ogni notte in questa casa appaia il maligno in persona, con l'intenzione di portare con sé un'anima. La storia di questa casa risale al 1681, quando un ricco uomo spagnolo di nome Bartolomé de Sardanete Le Gaspi la fece costruire per viverci con sua sorella. Quest'uomo, conosciuto come El Segoviano, forgiò un'enorme fortuna, dedicandosi a concedere prestiti alle persone più bisognose della città, alle quali imponeva tasse del tutto ingiuste. E se queste persone non riuscivano a pagarle, gli portava via tutti i loro averi. Don Bartolo, così lo chiamavano i suoi amici più cari, era un uomo molto curioso. Si vestiva sempre con eleganza, le donne gli facevano continui avances e gli piaceva vantarsi con gli amici dell'alta società di quanto fosse usuraio con i suoi clienti. Nonostante fosse lo scapolo più ambito della città, Don Bartolomé non si sposò mai e non mostrò mai interesse per nessuna delle donne che lo corteggiavano. Dimostrava però un eccessivo apprezzamento per la sorella, una donna bella ma silenziosa e introversa, con la quale camminava per le strade tenendosi per mano e dimostrando uno strano affetto, per cui si è sempre pensato che avessero rapporti incestuosi. Don Bartolomé era un uomo molto socievole e gli piaceva fare feste e incontri a casa sua, ma nulla in confronto alla festa che organizzava per festeggiare il suo compleanno, il 20 maggio di ogni anno. Durante quelle celebrazioni, Don Bartolo radunava in casa sua le persone più prestigiose della società di Querétaro e sempre, nel brindisi finale, ripeteva anno dopo anno le stesse parole. Brindo a mia sorella, all'anima mia ed al 20 maggio 1701. Ogni anno era uguale, anche se nessuno capiva a cosa si riferisse. Tutti notavano che più passavano gli anni e più la data si avvicinava. Don Bartolo passava dall'aspetto felice e festoso all'aspetto timoroso e confuso. Passarono gli anni e finalmente stava per arrivare la data che Don Bartolo aveva tanto annunciato. Però tutti gli ospiti abituali della festa di Don Bartolo erano confusi perché in quell'occasione non avevano ricevuto l'invito. Allo stesso modo i dipendenti della casa si preoccuparono quando videro che stava per arrivare il compleanno del loro datore di lavoro. E questi non aveva ancora ordinato loro di iniziare i rispettivi preparativi. Aveva addirittura detto loro di prendersi un giorno libero. Era la notte del 19 maggio 1701 e della festa del compleanno non si era detto nulla. Ma quando arrivò la mezzanotte, i vicini di casa di Don Bartolo udirono un fortissimo ruggito e notarono
che dalla casa uscivano enorme quantità di fumo nero, con un forte odore di zolfo. Tutto ciò, ovviamente, attirò l'attenzione di tutti, ma quando non udirono più urla ed altro che li allertasse, decisero di aspettare fino al mattino per chiedere a Don Bartolo cosa fosse successo. Arrivò il mattino, ma Don Bartolo non usciva di casa, così le autorità decisero di entrarvi con la forza. Sembrava tutto normale, ma quando entrarono nella stanza di Don Bartolo, si imbatterono in una scena dantesca. La sorella di Don Bartolo giaceva senza vita nel letto, con un'espressione di orrore sul viso, ed il corpo di Don Bartolo giaceva sul pavimento, completamente carbonizzato. Le autorità, scioccate dalla macabra scoperta, avviarono le operazioni di rimozione dei corpi e le relative indagini, e visionando alcuni documenti che giacevano a terra, ne trovarono uno alquanto strano, che sembrava essere un contratto scritto con il sangue. Il contratto prevedeva che Don Bartolo avrebbe beneficiato di una vita ricca e lussuosa. In cambio, al compimento del 50° compleanno, avrebbe dovuto rinunciare alla sua anima. Il contratto era firmato da Bartolomé de Sardanetta y Legaspi e dall'altro essere. Con ciò si scoprì che Don Bartolo aveva ottenuto la sua fortuna vendendo la sua anima. Per quanto incredibile possa sembrare questa storia, gli eventi narrati furono testimoniati dall'autorità dell'epoca e negli atti ufficiali vi era traccia scritta di quanto accaduto. Naturalmente, dopo questo oscuro evento, la casa che un tempo era centro di incontri e feste è diventata protagonista di aneddoti terrificanti, che parlano di un costante odore di zolfo e dell'avvistamento di un'ombra nera di enormi dimensioni dentro casa. Oltre a questo, nel corso degli anni, all'interno dell'abitazione si sono verificate due inspiegabili sparizioni. Ancora oggi questa storia incute terrore nella popolazione di Querétaro. Questa enorme villa, situata in una delle zone più rispettate di Staten Island, ha un passato così oscuro che l'ha portata ad essere considerata il luogo più infestato della città. La sua storia risale al 1885, quando Charles Crusher si suicidò in quella casa dopo aver sperperato l'enorme patrimonio ereditato da suo padre, un uomo ammirevole di nome Balcher Crusher. Balcher, immigrato tedesco proveniente da una delle regioni più povere della Baviera, prima di morire costruì due enormi palazzi, in modo che Charles e Edward, i suoi figli gemelli, potessero vivere nelle vicinanze. Tuttavia, quando Balcher morì, i suoi figli iniziarono una profonda guerra familiare, dalla quale Charles uscì vittorioso, riuscendo a tenere per sé la fortuna di suo padre ed espellendo suo fratello dalla villa che suo padre aveva costruito per lui. Edward, ferito dal tradimento di suo fratello, lo maledisse e gli disse che non sarebbe mai stato felice. Dopodiché si chiuse in casa e appiccò un incendio che finì per consumare la casa fino alle fondamenta. La maledizione di Edward sembra essersi avverata, poiché Charles non riuscì a godersi la sua fortuna. Le numerose attività che suo padre aveva lasciato in eredità caddero rapidamente in rovina e l'unica proprietà che gli rimase fu la casa che suo padre costruì per lui. Si dice che Charles cominciò a impazzire poco a poco, non lasciò più la sua villa e molte persone videro che era circondato costantemente da un'ombra nera ed ogni notte Charles soffriva di incubi, nei quali suo fratello lo attaccava violentemente. L'8 giugno del 1894 Charles si suicidò sparandosi.
Secondo quanto riferito, il suo corpo era pieno di lividi e graffi. Sembrava che qualche enorme animale lo avesse attaccato ferocemente. Ma le autorità dichiararono che Charles si sparò. Da quel momento, la magione di Crescer fu completamente abbandonata. La villa, nonostante ciò, ha ancora un aspetto invidiabile, rendendola una delle residenze più belle di Staten Island. Oltre a questo, si dice che il fantasma di Charles abiti ancora lì e che molte persone affermano di averlo visto. Secondo il racconto dei testimoni, il suo fantasma appare in uno stato terrificante, con enormi ferite su tutto il corpo, con la mascella penzolante dal viso e sempre circondato da una scura nebbia nera. La villa è stata acquistata alla fine del 2019 da un conglomerato alberghiero che intende demolirla e costruirvi un complesso turistico di lusso. Tuttavia, una serie di sfortunati eventi hanno causato l'interruzione definitiva del progetto, per cui la casa è ancora in piedi, facendo sopravvivere la sua leggenda sempre più nel tempo. Chiudiamo questo tour raggiungendo San Pietroburgo, in Russia. Lì, questa bellissima dimora, sebbene sia abbastanza sconosciuta, ha una storia scioccante nel suo passato. La villa fu costruita dalla famiglia Brusnitsin, che divenne la più rispettata e ammirata nel commercio dei pellami della città. Per i Brusnitsin tutto era idilliaco. Passarono dall'essere una famiglia di contadini alla famiglia più importante di San Pietroburgo. E con l'arrivo della seconda generazione della famiglia, il loro status continuò a crescere. Nikolai Brusnitsin divenne il capo della famiglia, e con lui sia gli affari che le proprietà della famiglia migliorarono in modo incalcolabile, in particolare il palazzo nel quale tutti risiedevano. I lavori di ristrutturazione furono eseguiti dal rispettato architetto Anatoly Kovsharov, che aggiunse alla villa diverse sale, enormi finestre, lussuose cornici a dentelli, enormi opere d'arte impresse sulle pareti e persino una bellissima serra. Tra i tanti ornamenti che Anatoly ottenne, c'era uno specchio portato dalla Transilvania. Ciò che né Anatoly né Nikolai sapevano era che questo specchio conteneva una potente maledizione che avrebbe finito per portare la famiglia alla distruzione. Lo specchio fu installato nella sala da ballo della villa, ma presto tutti coloro che vi si vedevano iniziarono ad affermare di aver visto riflessi terrificanti di occhi rossi. All'inizio si pensò si trattasse di semplici credenze, ma in un brevissimo periodo di tempo le persone che affermarono di vedere quegli occhi riflessi persero la vita uno ad uno, in circostanze del tutto inspiegabili. Allo stesso modo, da quando lo specchio arrivò alla villa, gli affari della famiglia iniziarono a diminuire. Con l'avvento della rivoluzione russa, il potere della famiglia terminò. L'azienda venne espropriata ed i pochi familiari ancora in vita furono banditi dalla città. Dal canto suo Nikolai fu costretto a restare in fabbrica. Con la sua morte si concluse la lunga e ricca storia della famiglia. Durante il periodo della rivoluzione, attorno allo specchio accadde un altro evento inspiegabile. Si scopre che il palazzo cominciò ad essere utilizzato dall'esercito russo. Quindi il vice direttore del luogo ordinò che lo specchio fosse collocato nel suo ufficio. Un pomeriggio si udì un urlo straziante proveniente dall'ufficio. All'arrivo delle persone il vice direttore non c'era più. Si dice che dopo l'accaduto l'esercito russo ordinò che lo specchio fosse rimosso dalla villa, ma fu impossibile rimuoverlo dal muro. Quindi l'ufficio fu chiuso e murato in modo che nessuno potesse accedere allo specchio.
Anni dopo, la villa fu abbandonata dall'esercito perché i colpi molto forti contro i muri e il suono costante di risate non li lasciavano tranquilli. Nonostante ancora oggi mantenga il lusso dell'epoca, nessuno ha mostrato interesse ad acquisirla. Oggi questo enorme luogo continua ad esistere e costantemente visitato da ricercatori del mondo del paranormale e riceve una costante manutenzione da parte del governo russo. Una replica dello specchio maledetto è stata installata nella sala da ballo e la leggenda del suo potere oscuro rimane ancora oggi più forte che mai. Questo è tutto per ora, amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.